Riserve contro Hertha Avernello, ultima giornata Champions Cup Amatori Classic per quello che riguarda la serie cadetta. Le riserve devono vincere per cucirsi addosso il tricolore. Partono forte, poi la risposta dell'Hertha con questa conclusione che avete appena visto da parte di Pili nel finale di primo tempo. Bellissimo Pisu per Vargiu, sembra fatta, ma il pallone esce davvero di un soffio. E allora, al termine del primo tempo, le riserve 0, Hertha Avernello 0, un parziale pericolosissimo per la formazione di Michele Melis, che rischia di lasciare lo scudetto sul terreno di gioco del seminario arcivescovile. Riserve che entrano in campo nella ripresa con ben altro piglio, subito pericolosissime, con Ilia Cerneschi che entra in area dalla sinistra, poi il suo tiro cross viene messo in calcio d'angolo e dagli sviluppi del medesimo arriva il gol realizzato da Ignazio Sanna, gol che libera la furia delle riserve che vanno subito a realizzare il gol del 2-0 in maniera piuttosto singolare, con Ilia Cerneschi sarà l'assoluto protagonista di questo secondo tempo. Il numero 11 ex Antani Team subito a segno per la seconda volta personale, il gol del 3-0 che di fatto chiude definitivamente l'incontro. Ancora Ilia Cerneschi a rendersi pericoloso, lo stiamo per osservare, entra in area dalla sinistra, poi il suo diagonale però termina piuttosto largo. Il terzo gol del numero 11 è rimandato di pochi istanti, eccolo qui, è la rete che vale per il 4-0, quindi prima del triplice fischio la rete della bandiera realizzata dagli ospiti, esattamente da Roberto Porru. Finisce così al seminario, le riserve battono l'Hertha Avernello 4-1 e lo scudetto è il loro.